Siamo in onda, perfetto, benvenuti con la Orochi Saga, questa volta King of Fighters 96, dopo il piccolo episodio su il DLC, il primo DLC di 4, speriamo, di King of Fighters 15, che ringrazio molto, veramente perché è il video che sta andando per la maggiore, per me è tantissimo avere più di 1000 views in un canale come il mio neofito, cioè neofito non di iscrizione di YouTube, ma più che altro di contenuti, visto che solo da poco ho cominciato a condividere con voi, diciamo, la mia sapienza nell'ambito, ok? Quindi eravamo arrivati al 95, Omega Rugal devastato, King of Fighters 96, avviamo subito. Cosa succede qua? Come vi avevo anticipato nello scorso episodio, c'è un cambio di formazione. Il Women Fighters Team, che è, diciamo, il team con cui stiamo finendo il gioco, cioè stiamo completando la saga, qua avrà la prima variazione. E Arcade Mode. Solito intro del Neo Geo che ci piace tanto. E poi ci sarà appunto l'opening. Vediamo che succede, già possiamo capire qualcosa. Stavolta chi lo organizzerà, vedi? Yuri va con il fratello e Robert, il team dei boss che vi avevo accennato, eccola, Kasumi Todo abbiamo come nuova membra del team. Poi abbiamo visto velocemente che gli Ikari Warriors hanno Leona, che è la figlia di Aiden, quindi gli Ikari Warriors Classic finiscono qui e andiamo avanti. E poi che avevamo di nuovo cambiamento? Ok, qua per scegliere il team e fare la storia. Allora, nel menu ci sono due personaggi nuovi che ho sbloccato per fare un episodio extra che poi vi spiego. Devo selezionarli in ordine, quindi in teoria così. Ok, story mode attivo, perché come vi ricordo bisogna. Vi faccio vedere subito Kasumi, la nuova entry. Lei è la figlia di Todo, infatti si chiama Kasumi Todo, però Todo Senior, come lo chiamo io, è un personaggio di Art of Fighting. Quindi abbiamo sostituito comunque con un altro personaggio della stessa serie. Team Corea, scenari sempre più belli. In questo episodio ho visto che come posso dire, il livello di difficoltà è nettamente diminuito, non so perché, però comunque meglio così posso far vedere meglio la lore più avanti. Qua ci sarà una sorpresa, perché io mi sono già portato avanti, ho completato una challenge di questa collection che mi permette di sbloccare dei personaggi segreti che servono per poter sbloccare il vero finale, quindi per ora facciamo il finale normale, quello col nostro team preferito di queste live, se no io, come ben sapete, sono un grande fan del team Fatal Fury e di Terry Bogard e compagnia bella. Ok, Team Campuan eliminato. Come, non so perché il 96 ha questo livello di difficoltà molto più basso e il boss finale però è comunque un pochetto cheap, che se non sto attento ci potrei stare anche 20 minuti, però andiamo avanti. Solito Choi Bonge. Lei ha questa mossa ereditata dal padre, poi c'è una specie di counter che non è mai riuscito in tutte queste prove. C'ha questo pugno antiaereo, esatto, che è una mezzaluna verso l'indietro. Bello che lo può fare anche in aria. Questo qua, vabbè. Qua ancora c'è il sistema di caricamento. Eccolo fatto in aria. Ecco, questa è la special, che è la sua mossa normale potenziata. Ed eccoci qua. Primo team sgominato. Will know Todo, no? The dog. Non l'ho mai capita sta frase. Perché c'è un cane che si chiama Todo, ma quale? Forse il padre veniva chiamato così, non lo so. Solito mirror match evitabile, vediamo se gli altri personaggi hanno
nuove mosse. Io ci ho già giocato, come ho già detto, ma non mi ricordo. Ah, bellissima sta mappa, eccolo, Todo Senior nello sfondo che muovi ventagli con la bandiera nipponica, che fa la tifo giustamente alla sua figlia. Sempre Ryuembu, sempre le solite mosse, ci abbiamo. Questo bellissimo. Calciosen. I Sacciu Shinobi Baci, eccolo lì. Questo è il nuovo bar di King, sembrerebbe, perché dietro ci sono i camerieri. Le cameriere sue, ok. Eccola, infatti, adesso la vediamo al centro perché sta giocando King. Mossa che ha sconfitto Rugal, vediamo. Ok. Poi quando arriveremo a metà gioco, vi dirò come funziona il finale segreto. Sempre, l'avevo già accennato nei vecchi video, ovvero che se tu scegli una formazione particolare, comunque lo story mode si attiva. Per story mode intendo che non ti fa vedere un filmato generico, perché se tu fai un team misto, come abbiamo già detto mille volte, non ti fa vedere delle cutscene. Arrivi al boss, lo sconfiggi e dice: "Ah, i campioni del King of Fighters, basta". Tornado kick, perfetto, che stavolta va verso l'alto. Super combo. Solito Hero Team, dicevamo, Kyo, Benimaru e Goro. Comunque non è sbagliatissimo fare aia dal punto di vista del Woman Fighters, perché non mi ricordavo, ma nei prossimi capitoli ne beneficeremo. Shingo Katarikomaki, questa è una mossa di Hurricane Polymar, ho letto proprio che è ispirata, cioè c'ha lo stesso nome, Shingo Katarikomaki. Cartone animato degli anni 70, vabbè. Raijinken. Sarebbe pugno del fulmine, tipo. Oh, loro ci stanno paradossalmente dando problemi. No, incredibile. Adesso un attimo devo stare attento. Che a forza di parlare qua. Vabbè, abbiamo mai Benimaru, dai, si fa, si fa. Cioè l'ho sempre fatto con un credito, eh. Se proprio quando streamo è incredibile, succedono sempre queste cose. Il bello della diretta. Ok, c'è solo Goro, devo stare attento. Goro. Ah, cosa? Ah, Goro forse è il cognome, Daimon.
Ho sbagliato, sto... Giochiamo di distanza, se no... Non so perché al posto del Ryu Emblem è andato al contrario. Stare molto attento. Perfetto. E poi ci... Il rimuovo da... Shiranui Ninja. Ricordiamo che lei fa parte di questo clan Shiranui. Ecco, appunto, capita fagiolo proprio come Andy, che è stato messo per primo, quindi metto lei, sua moglie, sua futura moglie, per vedere se fanno un intro speciale, vediamo. Mai, Balsas, Andy. In teoria questo dovrebbe essere speciale, ma non credo, eh. Questo dovrebbe essere uno sfondo di Art of Fighting, perché c'è uno scenario similare, però vabbè. Comunque ci sono delle varianti, per esempio se in questo stage tu affronti gli Art of Fighting, cioè qua c'è la macchina di Robert piuttosto che sto camion di non si sa chi. Forse di Bud Spencer lì in fondo. Quella bionda che pare G18 dovrebbe essere un personaggio di Art of Fighting 3, ma non so sicuro, secondo me no. No, però forse sì, perché... Era già uscita, perché Kasumi Todo viene introdotta lì proprio. Ah, sul tetto non avevo visto, c'è anche il monaco di Fatal Fury. E anche Tang Furu, che è nascosto dalle barre d'Italia, maestro di Terry Bogard. E di un personaggio nuovo di King of Fighters 9, che non sto a dire perché lo vedremo tipo tra tantissimo. Comunque un sacco di chicche in questi scenari, molto belli, eh. Non mi spiace troppo che tipo il tizio che si sta sparando una birra nello sfondo c'ha solo due toni di luce, anche questo qua dietro col cappello assieme a King, no? Boh, non lo so. Perché poi non dipende dalla distanza, perché la tipa bionda invece c'ha più toni, non lo so, dipende... Potevano farli un po' più definiti, però comunque molto gustosi. Il camion hanno fatto benissimo, bellissimo. Ok. E oggi andiamo abbastanza spediti, ma ci serve molto tempo per il boss finale e per vedere i video, giustamente. Il team Art of Fighting con la nostra traditrice, per modo di dire. Eh sì, perché questo giro lei Yuri è con il fratello e il suo amico Robert. Infatti vedi, come dicevi, c'è la macchina, perché stavolta ci sono loro. Oh, stai attento, eh. Ma non è così... Ecco, infatti, è verso l'indietro il tornado qui, quindi... Ah, finito il tempo. Sì, mi ero accorto, però dico, boh, vabbè. Forza di provare le mosse. Quindi siamo al 96, poi c'è il 97, giustamente. E poi basta, questo è il penultimo episodio. Infatti qua succedono diverse cose. Vedremo un accenno di Orochi, forse. Per poi culminare nella battaglia finale del 97. E lì ci sarà molto da spiegare.
Niente. Non gli è entrata la mossa per diverse volte. Maledetta Yuri. Ok, Kasumi Todo. Che personaggio mi piace molto come sprite, solo che non la so usare bene. So solo questo, perché poi c'è sto counter famoso, però... Però c'ha delle normal abbastanza buone. Ryo Sakazaki. Mi sa che ancora non abbiamo mai visto Takuma nei King of Fighters, se non sbaglio. Ah no, sì, c'era nei primi. Al posto di Yuri, visto che i team sono da te. Ai ai ai. Bello, sto calcio mi piace un botto perché c'ha un sacco di range. Ti devi scusare per la tua performance scadente. Team Ikari Warrior rinnovato, introduzione di Leona, la grandissima. Personaggio che mi piace un sacco, che poi questi tre, proprio questi tre precisi, saranno disponibili sui Metaslug moderni. Comunque si vede che questo è stile SNK di sprite, stavo vedendo, molto sporchi. Cioè, nello sfondo almeno. Calci rotanti, bellissimo. Io faccio questa proprio solo per il chip damage praticamente. Poi se faccio questa mi scopro, ecco questa è... Come se sapesse già che stavo andare a fare la mossa finale. Che è successo? C'era un follow o... Cioè, o un commento che adesso però non posso controllare. Oppure uno che se ne va, non so. Sto calcio è devastante. Combo. Nel suo grinfio sono arrivato proprio. Oh, non mi ha permesso di fare la mossa finale. Clark metà vita, ci abbiamo mai. Sì, dovrebbe avere tutto a posto. Adesso sta a vedere. Carica, carica. Ma questo che colpo è? Ma...
Forse c'è un terzo intensità di pugno. Questa sarebbe molto grave non saperla. Però perché R1, io sto giocando giustamente su PlayStation. Ma ho preso il dubbio perché non è né il calcio con X né con. Fa un po' vedere, prendendo mai. Ecco, ritorniamo con Top Psycho Soldier Team. Gioco, perché questo Psycho Soldier ha Athena di un altro gioco. Athena. Sie, Kenso e come si chiama? Chin, Getsusai, come si chiama? Con loro tema, questo, e loro fanno parte di sto gioco, appunto, Psycho Soldier, che è a scorrimento. Il player 1 era Kenso, il player 2 è Athena, o viceversa, non lo so. Ah, perché sono i comandi, quelli doppi, però questo sarà l'attacco strong in generale. Ok. E quello che c'è sotto c'è il tema di loro, che mi sa che avevo già detto, che poi hanno inserito anche come musica di Terry Bogard su Smash Bros. Però Athena non viene da Psycho Soldier, Athena viene proprio da Athena, Athena no Athena, non so, in giapponese si chiamava, che è un gioco del Neo Geo, comunque l'SNK, ancora più vecchio, dove lei appunto è la dea Athena che si trasforma. E questa potrebbe essere lei reincarnata, visto che ha questi poteri, no? Oppure lei sopravvissuta, che lei aveva spada, scudo e bikini, diciamo, senza armatura, e poteva chiedere l'aiuto degli animali mistici. Eccolo lì. Il Satsushi no Bibachi speciale. Si è stordito da solo. Ma che fa? Chingenzai, che sta facendo? Presidente. No. È finito subito con i calcioni in faccia della buona King. Ovviamente prima c'è il team Iori e per ultimo obbligatoriamente c'è il team boss di SNK, che poi Geese Howard è anche un boss di Art of Fighting, mi sono ricordato solo ultimamente che c'è anche lui. È quasi un prequel di Fatal Fury, perché c'era i capelli lunghi, perché era più giovane sembra. Perché poi mi sa che alla fine di Art of Fighting, che poi vabbè vedremo insieme perché voglio coverare anch'esso, vedremo proprio un giovane Geese Howard che alla fine di Art of Fighting torna a South Town perché ha a che fare con la famiglia Bogard. Adesso non mi ricordo la frase precisa, vedremo poi insieme. Perché tu quando hai la vita lampeggiante puoi fare mosse speciali a go-go, non so perché. Cioè non è che non so perché, perché è la meccanica di quella volta. Fortuna c'è King adesso.
preso in pieno dalla combo. E via a casa, Yori Yagami. Oh, tutti questi la subiscono parecchio. Ma dov'è King? Cioè, dov'è Rice? È scomparso. Presa in pieno, con le giuste distanze. Cioè, famo un vinello, un bel roscio conero. Qui del roscio c'è solo la lacrima. Ecco, non guardate i due personaggi sopra a questa selezione. Oh, abbiamo Mr. Big da Art of Fighting, Krauser da Fatal Fury, sì, Fatal Fury 2, e Geese da Fatal Fury 1 con la sua Miz da Fatal Fury 1, col kimono e il classico occidentale che fa Aikido. Mr. Big che ha i Kali Stick, i bastoni da Kali. Questa tecnica qua che in molti giochi non ho mai capito, perché se l'escrima o il Kali è la stessa cosa. E so che è filippino, perché in un buongiornissimo arcade di Kenobi Sboccio lui ha detto che lo praticava, quindi questo mi sa che appunto R1 è la combinazione di ecco, si fa tondo e ok, l'ho visto come si fa, sarebbe tondo e triangolo insieme ed è un attacco più forte ancora, che non è né calcio né pugno, sa soltanto quello che non è. Però ridendo e scherzando non dobbiamo lasciarci fregare, perché sennò Mr. Big perfetto, sennò Mr. Big ci fregava col tempo a forza di provare queste nuove meccaniche, perché voglio dirvi il più possibile. Dietro c'è Billy Kane sulla destra, sotto, vicino agli sheikhi, ecco. Sentite il tema di Krause. Na 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 na, teste David con Sibilla. Praticamente è il Diesire, semplicemente. Oh, sta Blitzball. Ah, ho sbagliato, volevo fare la special così magari passava attraverso la bolla, il Blitzball. Wolfgang Krauser, bellissimo. Qua se non sto attento potrei ritardare la nostra vittoria. Mamma mia che canappe. Per fortuna che mi ha fatto quel saltino per sbaglio. Sto stage mi piace molto perché è itinerante, c'è sta gondola che va. Eccola, il tema di Geese, bellissimo, non mi ricordo mai come si chiama. C'è anche su Tekken, c'è dappertutto ormai. Su Smash Bros. Con l'introduzione sempre di Terry Bogard. Il tema musicale, il tema. C'ho paura di avvicinarmi. No, volevo colpirlo appena finito la mossa, ma aia, ci ho rimasto solo Kasumi, devo stare molto attento. Usano delle tecniche similari, però non so la differenza. Magari uno è Kido, uno è Judo, non so. Lei pare più Judo, non lo so. Ah, questo è il counter. Ah,
Anche lui sta tentando di usare il counter, incredibile. Calcio volante e chiudiamo. Chiudiamo Gizawar. Nel DLC, nello scorso video del 15, di KOF 15, ho fatto vedere il suo figlio, se lo andate a recuperare, il ritorno di Rock Howard da Garou Marco De Wolf. Attenzione, Lore. Eccola lì. È lei che sta tenendo questo torneo. Perché voleva vedere chi fu a sconfiggere Rugal. E siamo stati noi, proprio con questo team, a parte Kasumi. Come lo sai mai, dice. Non è importante. E bisogna sapere che Rugal si è autodistrutto perché non sapeva gestire questo potere. Adesso non ho letto, mi ricordo a memoria. Sì, siamo stati fortunati, lei è Kagura, la guardiana. E quindi ci testerà il nostro potere per vedere se siamo in grado di battere chi? Orochi ovviamente. Infatti Kagura ce l'ho già selezionabile. Perché l'ho sbloccata? Perché con lei, assieme a Kyo e Iori, sono i tre detentori dei tesori sacri. E quindi se tu completi il gioco con loro, e l'ho già fatto, c'è il finale segreto, ovvero finale. Quindi già la lore di Orochi avanza, lei appunto ci ha testato, lei tipo un, appunto, cos'è che è una guardiana, una... come si può dire? Una... no, sciamana, è brutto dire, non mi viene dire, una sacerdotessa tipo shintoista, ecco, quello volevo dire, come un po' Sailor Mars, di Sailor Moon. Solo che adesso ha una miss più da combattimento. Ah, ok, già fatta solo con un PG, perfetto. Mid boss, sì, siamo forti, a posto, affrontare Orochi, dai. E poi c'è anche una chicca, perché noi, usando il Woman Fighters, stiamo facendo bene, perché nel prossimo capitolo, al posto di Kasumi, avremo proprio Chizuru, ma non voglio dire altro. Ecco, il potere che Rugal stava tentando di gestire, insomma, era quello di Orochi. E lei è la protettrice di questo, che l'ha sigillato anni fa con gli antenati, no? Perché gli antenati Kusanagi, Yagami e Kagura, non so. Che poi i cognomi poi cambiano perché loro sono solo i discendenti, quindi. Quindi lei ha organizzato questo torneo proprio per vedere se i tre campioni si facessero vivi, no? E ha bisogno di aiuto per sigillare il potere di Orochi ancora. Chi sta arrivando? L'uomo che ha tolto a Rugal il suo occhio destro. E ha rilasciato il potere, quindi diciamo che è stato questa persona. Cos'è questo vento? È proprio quello che ci farà fare tardi a a questo streaming. Speriamo che vada tutto bene. È stata ferita da un vento losco. Chi sei? Demone. Te la farò pagare. Kasumi che non c'entra niente, no, vabbè. Eccolo, Goenitz. Quello che sta macchinando il tutto e vuole risvegliare Orochi, ma non è Orochi appunto.
Prepare yourself for a long rest, bonehead. Occhio rettiliano, perché Orochi è un serpente, ricordiamo. Goenitz, che è l'ultimo personaggio che ho sbloccato, ma non ci interessa. Dobbiamo stare molto attenti perché lui fa dei tornadi molto bifidi. Non è difficile come Rugal, però ci puoi perdere un sacco di tempo. Soundtrack bellissimo. Ecco, guarda, me l'ho parato, ma... Dai, ma colpito. Kokodesuka, vedi, io devo stare in parata. No. No, mi ha preso dietro. Poi lui si ricarica un po' di un'attacchetta, vero? Oh, vabbè, anche di più. Così l'altra volta l'ho fatto con i calcioni di Kasumi. Perché sennò... Dai, vai giù, bastardo. Incredibile, 1cc l'abbiamo fatto. Voi ascoltate la storia, io scrivo il nome. Orochi Power is good as... Cioè non è più chiuso. Quindi siamo arrivati troppo tardi. È stato chiamato altrove, al paradiso. E le nostre amiche hanno vinto anche sto torneo. Così di botto, tranquillità. Lui dovrebbe essere il nemico leggendario dei Kusanagi, gli antenati di Kyo. Ah, lei conosce un po' la lore della Kusanagi clan, attenzione. Esatto, in ogni caso abbiamo vinto ancora. È ora di far festa, adesso cosa fa? Si fa bisbocciare sempre nel bar di King come al solito. Non avevo letto bene la battuta, chissà cosa voleva dire. E come al solito a stazzare al baretto di King, a farsi i Campari a rotella. Ah, lui è il fratello, non mi ricordavo mai che... Sì, tanto adesso assomiglia. E che belli questi disegni, fatti anche con i pixel, giustamente. Perché prima sono disegnati e poi fatti a pixel. Come vorrei fare anch'io con alcuni miei lavori. Guarda quanto sono contento che alla prima botta l'abbiamo fatta, incredibile. Se no potevo... A volte quel vento era abbastanza scomodino. Simoncino 100, ora ti segue, grazie mille. Grazie Simoncino, spero che tu gradisca il retro gaming e tutta questa lore di King of Fighters. Poi abbiamo progetti anche su Street Fighter. Picchiaduro, scorrimento, questa è una grossa anticipazione. E anche giochi normali, normali, tra virgolette, moderni. Ecco, dovevo dirlo adesso, senza che disturbavo il filmato finale. Quindi sì,
King of Fighters 96 abbiamo visto Chizuru, che nel prossimo capitolo, volevo anticipare, sarà nel Woman Fighters. Quindi ci sta che una così importante per la lore si aggreghi proprio al team che avevamo scelto così solo per Vanvera, perché non l'avevo mai usato. Se noi sono, ripeto, grande fan di Terry Bogard e amici loro. Che poi ho scoperto perché nel primo capitolo loro fanno parte della squadra italiana, perché nel Fatal Fury, la serie di Fatal Fury, Andy sta in Italia, non si sa perché. C'è quello stage dove tu è a Venezia, ma c'è la Torre di Pisa, la Galleria di Milano e anche il Colosseo, forse anche altre cose sparse. E che volevo dirvi? Quindi sì, il progetto è questo: fare la Orochi Saga. Ho preso Street Fighter 30° Anniversario Collection, così per rivederlo un po' insieme. E poi vedere anche qualche Fatal Fury Art of Fighting che mi sto informando. Oh, abbiamo già concluso. C'è di nuovo la presentazione. Però io vorrei entrare in questo menu. No, in quale menu volevo entrare? No, in nessuno. Premo Start. E niente, ci vediamo al prossimo capitolo, che è il 97, e affronteremo Orochi. Grazie mille per essere stati con me e sono contentissimo, e ci vediamo alla prossima. Boh.